Buongiorno ragazzi, evasioni d'arte per voi bambini. Come state? Come va questo periodo? Non è semplice, vorrei salutarvi uno per uno, dirò alcuni nomi a caso, magari qualcuno ci becco. Riccardo, Camilla, Dario, Maria, Ada, Tommaso, Edoardo, più o meno a caso. Come state? Come va questa nuova avventura del coronavirus? Non è semplice, dai, dovete essere bravi. Avete i vostri genitori con voi, vi fanno divertire, vi fanno giocare, vi fanno vedere anche questi video che, ma speriamo vi piacciono. Vi vorrei portare dentro un palazzo, che è il palazzo del comune adesso di Siena, ma che prima era il palazzo dove stava chi governava la Repubblica di Siena, perché prima Siena era uno stato, non era solo una provincia dello stato italiano, ok? Quindi era uno stato che aveva dei confini, aveva dei governanti e erano delle persone che si chiamavano il governo dei nove, perché erano in nove tutti insieme, ok? Che governavano in armonia. E come si viveva all'epoca? Come era la vita nel Medioevo? Era un po' diversa dalla nostra, per esempio, non c'era l'elettricità. Quindi ci si svegliava quando c'era il sole e si andava a letto quando c'era il buio, era molto semplice. Non c'era internet e quindi, per esempio, in una situazione come questa, sarebbe stato veramente, veramente molto più noioso. E non c'erano tante medicine e quindi si moriva molto, molto giovani. Cioè, una persona se arrivava a 30 anni era già vecchia praticamente. Quindi anche oggi dobbiamo dire grazie al fatto che abbiamo tutti questi medicinali a disposizione e queste persone che ci curano. Detto questo, poi le persone andavano a lavorare, ok, tornavano a casa, la maggior parte di loro però non andava a scuola, quindi non sapeva né leggere né scrivere. Come facevano a seguire le regole allora che gli venivano date dai loro governanti? Non le potevano leggere, c'era una Costituzione, però era scritta tra l'altro in latino, quindi una lingua antica, difficilissima, ok? Cosa fa il Comune di Siena, la Repubblica di Siena? La fa trascrivere in volgare, cioè nel vecchio italiano, ma anche lì la poteva leggere un po' di persone in più, ma mica tante. E allora cosa decide di fare? Decide di fare, chiama un pittore che si chiama Ambrogio Lorenzetti, gli dà una stanza, ma una stanza grande, non come la vostra cameretta, ma forse nemmeno come casa vostra. Immaginatevi uno stanzone enorme, come la palestra della scuola, e gli dice: dipingimi qui il fatto come si vive, ok? Come si dovrebbe governare e come si vive. Lui ci ha provato e ha cominciato a fare questi affreschi. Vi faccio vedere. Gli hanno dato comunque delle indicazioni e gli hanno fatto dipingere, questa è una parete della stanza, vedete, questa persona qui anziana, perché quando le persone arrivavano a questa età, vedete, con la barba bianca, voleva dire che avevano accumulato tanta esperienza, quindi potevano essere d'aiuto, potevano dare dei buoni consigli. Quindi il governo di Siena, una persona con tanta esperienza, vedete che ha un vestito bianco e nero come i colori della città di Siena e intorno c'è tutta una serie di figure, vedete qua fino a qua giù, di virtù che lo aiutano a governare bene. Ora, questa era molto bella come illustrazione, tra l'altro gli fecero fare anche un'altra cosa, vi faccio vedere, gli fecero fare anche una parete con quello che voleva dire governare male. In questo caso, vedete, non c'è un signore anziano, ma c'è una specie di diavolo circondato qui dai vizi, ok? Quindi diciamo, il cattivo governo porta con sé un sacco di vizi, un sacco di problemi. Però questo non era sufficiente per spiegare alle persone veramente cosa voleva dire buono e cattivo governo. Questi erano vizi, erano virtù, erano cose, concetti complicati. Andiamo al pratico. E allora ebbero l'idea di fare nella parte più grande della stanza, nella parete più lunga, gli effetti. Che vuol dire gli effetti? Vuol dire se io governo bene, se io mi comporto bene, cosa succede nel mio mondo? Cosa succede a casa mia, nella mia città? E lui, Ambrogio, divide questa parete in due parti, la parte della città e la parte della campagna, e fa un fumetto, fa un bellissimo fumetto su come è
la vita sotto un buon governo. Fa anche una parte su come è la vita sotto il cattivo governo, ma quella parete si è tanto rovinata nel corso del tempo, perché questi dipinti sono di 700 anni fa, quindi tantissimo tempo fa. È da 700 anni che fanno, diciamo, la gioia di chi le va a vedere, di chi le va a visitare. Ma questa parete, come vi dicevo, si è tanto rovinata, quindi non la vediamo perché non si vede bene, ok? Però immaginate il contrario di quello che vi faccio vedere adesso. Nel buon governo, vi faccio vedere ora, lui fa vedere appunto la realtà come è quando sopra di noi ci sono delle persone che prendono delle buone decisioni. Intanto partiamo dalla città. Scusate, ma è un librone e quindi è una foto molto grande, ve la faccio vedere a pezzi. Allora, vedete qua, la città è tutta piena di palazzi molto belli, tutti dipinti di tanti colori, quindi è una città molto colorata, molto divertente. E vedete qua su lui addirittura ci ha dipinto il Duomo di Siena, quindi è Siena, è la città di Siena. Qua c'è una ragazza, questa a cavallo con il vestito rosso, che va a sposarsi con le sue amiche e i suoi familiari. Quindi, diciamo, nella città dove si vive bene ci si sposa, si può cominciare una nuova famiglia. Poi vedete qua ci sono delle botteghe, ok? Qua nel mezzo c'è un maestro che insegna a degli scolari, quindi quando c'è un buon governo tante persone in più vanno a scuola e quindi sanno reggere le leggi e quindi le rispettano. Vedete, qua su ci sono anche degli operai, dei muratori che stanno costruendo la casa. Le case però non solo venivano costruite, ma venivano anche abbellite. Guardate qua sotto, in questo porticato è tutto dipinto. Non solo le persone potevano permettersi di avere degli animaletti da compagnia. Vedete qui a questa finestra c'è una gabbietta per gli uccelli, ok? Quindi non c'è solo l'utile, ma anche le cose, diciamo, divertenti. Addirittura qui si vede una signora che si sporge alla finestra come facciamo noi oggi per cantare l'inno d'Italia, ok? Qua vedete ci sono altre persone, una specie di mercato con degli animali, vedete qua giù in fondo, c'è un gregge di pecore. Questa è la porta da cui si entra in città, è una porta che è aperta perché la città è sicura, perché sotto la Repubblica di Siena non c'è solo la città, ma c'è anche la campagna. D'altra parte, come si fa a sfamarsi in città se sì, dalla campagna non vengono le cose da mangiare? Ok, non viene l'uva, non viene il grano, non vengono i pomodori. I pomodori mi sa che a quest'epoca non venivano perché sono arrivati da noi più tardi, erano solamente in America, sono arrivati con la scoperta dell'America. Però tutti gli altri ortaggi, tutte le altre verdure arrivavano in città al mercato attraverso questa campagna, il lavoro dei contadini. Prima dei contadini vi faccio vedere queste persone, sono dei nobili che stanno scendo per andare a caccia perché non si vive di sole verdure, voi lo sapete bene, quindi ci vuole anche un po' di ciccia, e però ci vogliono i cacciatori, quindi vanno loro a cacciare, mentre qua sotto, per la gioia di mamma e papà, ci sono le persone che stanno facendo la vendemmia per avere poi il vino. Qua giù in fondo invece c'è tutti i campi di grano e le persone che stanno lavorando ai campi di grano. Vedete qua su ci sono i boschi, le colline, le fortezze sopra le colline, quindi è una campagna sicura, ok? Non ci sono dei briganti, ci sono i ponti. Vedete qua giù in basso, vi faccio vedere qui, vedete c'è il ponte per attraversare il fiume, quindi non è che ci si bagna, è tutto molto regolato. Addirittura qua c'è il porto di Calamone, che adesso è una cittadina in provincia di Grosseto, ma all'epoca era sotto la Repubblica di Siena. Quindi Siena aveva il suo porto sul mare, da cui arrivavano anche i pesci. Quindi vuol dire che c'era tutto. Ma attenzione, non funziona che ognuno fa quello che vuole nella città, che uno è libero di fare quello che gli pare. Funziona che praticamente bisogna seguire le regole e ognuno deve fare la propria parte, perché vedete qua su c'è questa signora alata che sembra una fatina, sembra Trilli, ma in realtà è la sicurezza. E vedete però qui cosa tiene in mano? Tiene in mano una persona che è stata impiccata, cioè,
ti comporti bene, hai questa situazione, questa bellissima realtà, se ti comporti male puoi avere una punizione, come ci dicono oggi in televisione, che se esci puoi essere denunciato o messo in galera perché c'è questa situazione un pochino difficile. Vi consiglio quindi, quando potrete uscire, di farvi accompagnare dai vostri genitori a visitare Palazzo Pubblico, a vedere questi bellissimi affreschi dal vero. Nel frattempo, se volete, andate su Google e cercate delle immagini migliori di quelle che vi ho fatto vedere io. Sul computer le vedrete con tutti i particolari, potete fare lo zoom e andare a vedere il vaso di fiori, la gabbia degli uccellini, tutte le varie botteghe, gli animali, c'è cioè la cinta senese, i cavalli, gli asini, tantissime cose molto belline. E noi ci rivediamo, non domani, domani è domenica, quindi riposo un attimino, però nel frattempo volevo ringraziare tutti per questo che è stato un piccolo esperimento, diciamo, di condivisione e anche di abbattimento della noia collettiva e che mi ha dato tanta soddisfazione per i messaggi che avete mandato, quindi vi ringrazio davvero, c'è chi fa vedere le video in inglese ai figli per farli, diciamo, sentire la lingua. Cosa che, vabbè, secondo me ci sono canali migliori. C'è chi ha ritrovato ricordi dell'infanzia quando parlavo del rifugio, insomma. Quindi grazie, grazie di cuore. Comunque, se volete, potete rivedere un po' il tutto. Basta andare su Facebook o su Instagram, sono postati lì. Quindi chi mi segue su Facebook li può vedere. Altrimenti, sul canale GTV c'è proprio il canale Giulia Tour Guide. O se no, trovate il link anche sul sito www.giuliaturguide.com. L'hashtag è evasioni d'arte, ok? La prossima volta, quindi a questo punto lunedì, andiamo a vedere, rimaniamo in ambito del 300, rimaniamo a Siena e parliamo ancora di Ambrogio in modo magari un pochino più corposo, focalizzandoci però sulla Madonna del Latte, va bene? Grazie a tutti, è stato un video un po' più lungo, ma per i bambini questo è altro. Fate i bravi, mi raccomando, state a casa e poi quando sarà finito tutto potremo fare come ha fatto questa mia piccola amica al coronavirus in questo modo. Coronavirus c'è. Ciao a tutti!